Allora, buongiorno a tutti, ci siamo finalmente, siamo pronti per cominciare la cerimonia di premiazione del 14° Solar System Tour, che quest'anno ha avuto una vita abbastanza travagliata. Siamo stati costretti infatti, come sapete, a rinviarlo per ben due volte a causa di condizioni meteo sfavorevoli, però oggi direi che giornata meglio di questa non poteva capitare. Quindi adesso, dopo una breve introduzione, ne andremo man mano a chiamare. Prima faremo la premiazione della gara sportiva individuale, poi faremo la premiazione della gara sportiva a squadre, poi faremo la premiazione della gara di astronomia e infine la premiazione della gara combinata. Quindi man mano che le squadre vincitrici verranno chiamate, venite qui sul palco insieme con un docente accompagnatore. E io per primo do la parola ad Alberto Incatasciato, che rappresenta la struttura che ci ospita, cioè il CUS Catania. Buongiorno a tutti, vi ringrazio a nome del CUS, del presidente del CUS Luigi Mazzone, che è sempre disponibile a queste manifestazioni. Devo dire che ogni anno è veramente un grande piacere partecipare e coadiuvare l'istituto e l'osservatorio nell'organizzare questa manifestazione. Noi ci occupiamo sempre della parte sportiva e devo dire che ogni anno abbiamo dei risultati importanti dal punto di vista del divertimento, anche se anche dal punto di vista della competitività. Devo dire che ogni anno nelle scuole primarie aumenta sempre più la partecipazione al gioco e alla gara del tiro della fune. Quindi ringraziamo, siamo stati fortunati anche per la giornata di sole che ci ha regalato il meteo, quindi diciamo soltanto grazie. Oggi indegnamente sostituisco Daniela Filippone, che è la responsabile, però spero che sia andato comunque tutto e siamo riusciti a collaborare nel miglior modo con l'osservatorio. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima edizione, grazie. Grazie Alberto, noi diciamo, come osservatori astrofisica non finiremo mai di ringraziare il CUS per l'ospitalità che ci offre in questa splendida sede che penso poche università in Italia hanno, diciamo, a questo livello. E do adesso la parola al dottor Giuseppe Leto a nome dell'Osservatorio Astrofisico di Catania. Grazie Giuseppe. Allora, io parlo a nome della direttrice, la dottoressa Isabella Pagano dell'Osservatorio Astrofisico di Catania. La prima cosa che avrei detto era proprio il ringraziamento al CUS. Noi siamo ospiti ed è una cosa fantastica, ogni anno viene una cosa che si realizza, diciamo, in maniera straordinaria. Ovviamente è merito di tutti voi, di tutti noi, ma anche del CUS che ci ospita materialmente con le sue strutture. Il ringraziamento grande va a tutti voi delle scuole che avete partecipato. Quest'anno, l'ha detto Giuseppe, è una edizione particolarmente importante perché abbiamo raggiunto il nostro record di adesioni da parte vostra delle scuole. Questo è bello perché ci dice che abbiamo fatto una cosa bella e che voi l'avete gradita. È bello anche perché in qualche modo noi otteniamo il risultato che vogliamo, quello di avvicinare, anche se volete, all'astronomia, alla parte scientifica, diciamo, della conoscenza. Oggi è stata una bella giornata per il tempo atmosferico, anche questa è una cosa estremamente positiva, e soprattutto ho visto grande preparazione, l'ho visto nella diciamo così analisi dei risultati, dei compiti, dei quiz che abbiamo predisposto per l'astronomia, però ho visto anche grande divertimento. Secondo me queste due cose messe insieme sono quello che noi volevamo e l'abbiamo ottenuto. Grazie a tutti ancora. Grazie a tutti ancora e anche a Giuseppe e tutti noi che abbiamo partecipato e vi abbiamo supportato in questa cosa. Ciao. Grazie Giuseppe. Come voi avete visto c'erano due giurie che hanno lavorato in parallelo, una per la gara di astronomia, sono qua i miei colleghi, a parte Giuseppe Leto, Maria Chiara Falco, Giuseppe Capuano e Riccardo Sanchez, che hanno lavorato per la gara di astronomia. Poi c'è da qualche parte c'è Enza Busà che sta facendo dei filmati e Salvo Guglielmino che è dovuto andare via, ma dall'altra parte c'era anche una giuria altrettanto numerosa che ha lavorato su una gara forse ancora più difficile che quella della gara sportiva. E io voglio dare la parola a
i giudici di gara facevano parte della FIDAL, cioè della Federazione di Atletica, e Giacinto Bidetti parlerà a nome della FIDAL e subito dopo procederà alla premiazione delle gare sportive individuali. Buongiorno a tutti per questa bellissima giornata. Io appunto rappresento qui la Federazione di Atletica Leggera e in realtà sono anche socio del CUS, socio anziano, si vede dai capelli. Va bene, e quindi è ovvio che la Atletica Leggera, la Federazione ha abbracciato, cioè, ha accolto a braccia aperte l'invito dell'INAF e del CUS di partecipare a questa manifestazione che è bellissima perché unisce diciamo, la cultura astronomica con l'attività sportiva, che è quanto di meglio si possa desiderare. Quindi noi siamo e saremo sempre presenti e disponibili. Allora cominciamo con la premiazione della gara sportiva. Cominciamo con i veloci e premiamo le prime tre ragazze dei 60 metri piani delle scuole di secondarie di primo grado, cioè di scuole medie, scusate, io chiamerò medie e superiore. Allora, al terzo posto si è classificata Gaia Mancini della Terzo con 8 secondi e 11. Va bene, benissimo. Al secondo posto con il tempo di 8:67 e John Grace della Esseneto. Arriva. E con il tempo di 8 secondi e 27 centesimi Alice Scuderi della Putinotta. Chi è veloce? Passiamo adesso a foto di rito. Passiamo ai ragazzi nei 60 metri delle scuole, sempre le scuole medie. Al terzo posto Gioele Rapisalda della Brancati con il tempo di 7 secondi e 98. C'è, sì, arriva. La Brancati. La scuola dove insegnava mia moglie prima di andare in pensione. Al secondo posto Gabriele Raschietti della Terzo per un centesimo di secondo rispetto al terzo, 7:97 contro 7:98. Diciamo siete qua su qua. E al primo posto però con 7:47 Manuel Catania Giardini. Adesso passiamo ai metri 60 delle scuole superiori femminili. Allora, al terzo posto con 8 secondi e 74 c'è Fabiana Buffardeci della Principe Umberto. Al secondo posto con 8:65 Giuliana Messina, sempre del Principe Umberto. E arriva prima Giulia Fazio del Megara con 8:24.
Giulia Fazio, Megara, c'è? Ecco, arriva. Va bene, salta. Che se ci piaggiano, eh? Avvicinatevi voi. Forza, forza, più vicino al professore che non... E adesso passiamo all'ultima gara di velocità degli 80 metri piani dei ragazzi delle scuole superiori. Al terzo posto Giordano Guardo del Galileo Galilei con 10.24. Al secondo posto con 10.21 Emanuele Pasqua della Capizzi. Emanuele Pasqua, Capizzi, arriva. E al primo posto c'è Matteo Pelligra Galilei con 9.86, un tempo valido. Adesso passiamo alle gare di resistenza, e 400 metri femminili delle scuole medie. Al terzo posto c'è Giorgia Cardillo della Vittorino, e c'è stato 1:17.13. Giorgia Cardillo. E poi c'è una doppietta della Pugliotta, perché prima c'è Erika, seconda Erika Marletta con 1:16.74. Sta arrivando. E al primo posto, sempre della Pugliotta, con 1:10.42, Roberta Maria Guercio. Passiamo alle gare di resistenza maschili della scuola medie, i 600 metri piani, al terzo posto di Stefano Giuseppe della Pulpinotta con 1:46.09. Al secondo posto con il tempo di 1:45.15 Francesco Spadaro degli Giardini. E al primo posto vince Emanuele La Rosa dell'Estereto. 1:44.41. È stato un arrivo molto ravvicinato. Sorridenti, non è una cosa. Adesso passiamo alle scuole superiori, le gare di resistenza. Nei 400 metri femminili abbiamo Elena Truglio del Galilei con 1:15.20. Veloce.
Al secondo posto Giorgia Messini del Megara, 1:14:46. E vince la medaglia d'oro Anna Molino del Galilei con 1:14:07. Anche questo un arrivo all'ultimo respiro. Ultima gara di resistenza, i 1000 metri maschili delle scuole secondarie di secondo grado. Al terzo posto Luca Gianino, Megara, con 3:17:21. Sta arrivando. Al secondo posto Andrea Truscello del Galilei, 3:10:61. E vince con 4 secondi di anticipo sul secondo Mario Roccella del Galilei, 3:06:63. Va bene, fine delle promozioni individuali dell'atletica. Allora adesso passiamo invece alla promozione sempre della gara della partita, però con le squadre. Un attimo, se no non ci finite sul giornale. E poi dite che avevamo noi. Cominciamo con la scuola primaria, cioè la gara di tiro alla fune, dove si è verificato un exequo clamoroso al secondo posto, quindi sono ben tre le squadre che si sono classificate a pari merito al secondo posto e sono l'Istituto Comprensivo Dusmet, l'Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietrancina, e l'Istituto Comprensivo Terzo di Lazio. Quella cosa che hanno visto. Quindi una premiazione quanto mai affollata per questo terzo posto pari merito. Sarebbero secondo, terzo e quarto tutti quanti insieme. Possiamo andare e chiamiamo quindi la squadra vincitrice della gara di tiro alla fune, quindi vince la gara sportiva per le scuole primarie, l'Istituto Comprensivo Esseneto di Agrigento. Da questa parte, aspettate, aspettate, è salito da questa parte, fate scendere gli altri, da questa parte, un attimo, fate scendere gli altri, sono stati di gran lunga i più bravi. Giratevi!
Bene, allora adesso passiamo alla premiazione della gara a squadre per la scuola secondaria di primo grado. Terzo classificato, l'Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo. Al secondo posto l'Istituto Comprensivo Esseneto di Agrigento. Tutta la squadra, giusto? Questo silenzio, forza un po' di cacciara, non vi vedo tutte, vieni qua più avanti. E si classifica al primo posto per la scuola secondaria di primo grado la Pluchinotta di Sant'Agata di Battiati. Passiamo alla premiazione della gara sportiva per le scuole secondarie di secondo grado. Al terzo posto la rappresentativa del Principe Umberto di Catania. Principe Umberto di Catania, gara sportiva. Allora, al secondo posto il liceo Megara di Augusta. Si classifica al primo posto per la scuola secondaria di secondo grado il liceo scientifico Galilei di Catania.
Passiamo adesso alla premiazione della gara di astronomia. Cominciamo. Allora, mentre loro rifanno la foto, quindi cominciamo come sempre con la scuola primaria, per la gara di astronomia. Si classifica al terzo posto l'istituto comprensivo Mazzarone Nicotino Ebreo. Venite, salite sul palco. Ed è la docente, la docente. Al secondo posto per le scuole primarie l'Istituto Ventorino di Catania. Salve anche la docente, eccola qua. E infine la scuola prima classificata tra le primarie. E qui dobbiamo riportare anche un risultato molto molto interessante, perché il questionario si componeva di 30 domande e loro le hanno indovinate tutte 30, quindi hanno fatto 30 punti in un tempo di 6 minuti e 30 secondi. Vince l'istituto comprensivo Pizzicone Verducci. Secondarie di primo grado. Si classifica al terzo posto l'istituto Ventorino di Catania. Classifica al secondo posto il filo comprensivo Pizzicone Carducci.
adesso dobbiamo andare a premiare la squadra prima classificata, e anche qui c'è stato un risultato veramente eccezionale, perché questa squadra ha fatto 30 su 30, ma in un tempo veramente incredibile di 3 minuti e 52 secondi. Quindi premiamo la De Amicis di Randazzo. Questo forse è il miglior tempo mai impiegato nella soluzione di un questionario o GDI. E passiamo 30 in 3 minuti e 52 secondi. E passiamo alla premiazione delle scuole secondarie di secondo grado. Al terzo posto abbiamo il liceo scientifico Boggiolera di Catania. Mentre invece abbiamo per il secondo posto il liceo scientifico Vittorini Borgia di Altini. Non sapremmo mai chi era. Bene, adesso per concludere passiamo alla premiazione della classifica combinata, cioè dove vengono sommati i punti sia della gara sportiva che della gara di astronomia. Qua si premia solo il primo classificato, e quindi le squadre sia sportiva che astronomia salgono sul palco. Per la scuola primaria vince l'istituto comprensivo Esseneto di Agrigento. Tutti, sia astronomica che sportiva. Forza, sorrideteci!
Loro sono primi della combinata. Sì. Benissimo. Ragazzi, più indietro. Non potete andare più indietro. Perché qui arriviamo. Più indietro e seduti, dai. Forza ritardatarie. Poi non venite nel video, qualcuno dice io c'ero. Salutate tutti. Invece per le scuole secondarie Aspetta. Di primo grado la classifica combinata è vinta dalla Plufinotta. Dobbiamo fare una foto di gruppo, mettetevi più indietro possibile, più indietro possibile, più indietro possibile. Dai, 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 dai. La Plufinotta. Le coppe, i trofei, la targa. Uscite di là. Già fatto. Ah, ah sì, sì. Loro chi sono? Ecco qua la Plufinotta che vince per le scuole secondarie di primo grado. Questa è l'ultima premiazione per le scuole di secondo grado. Forza! Giratevi tutti, sorrisi. E per le scuole secondarie di secondo grado.